La Gerusalemme celeste, di cui San Giovanni Apostolo ebbe la visione, raccontata da lui stesso nell'ultimo capitolo dell'Apocalisse, è il paradiso. Il miglior modo per cominciare a parlare del paradiso è la descrizione che San Giovanni ne fa nella Sacra Scrittura. Godiamoci questo meraviglioso video di grande aiuto per capire meglio la visione dello stesso Apostolo. Io, Giovanni, vostro fratello e partecipe con voi della tribolazione del regno e della costanza in Gesù. Ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito in spirito nel giorno del Signore. E venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe. E parlò con me dicendo: Vieni e ti mostrerò la sposa dell'agnello. E mi trasportò in spirito su di una grande ed alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Il suo luminare era simile ad una pietra preziosissima, a guisa di una pietra di diaspro cristallino. La città era d'oro puro, simile a vetro puro. Aveva un muro grande e alto. Il muro era costruito di diaspro. E il muro della città aveva 12 fondamenti e su quelli stavano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. I fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni maniera di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo era di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. Aveva un muro grande e alto, aveva 12 porte. E le 12 porte erano 12 perle, e ognuna delle porte era fatta d'una perla. E alle porte 12 angeli. E sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli delle 12 tribù dei figliuoli di Israele. A oriente c'erano 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte, e a occidente 3 porte. E colui che parlava con me aveva una misura, una canna d'oro, per misurare la città, le sue porte e il suo muro. E la città era quadrangolare, la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna, ed era 12.000 stadi, la sua lunghezza e la sua larghezza e la sua altezza erano uguali. Ne misurò anche il muro, ed era di 144 cubiti, a misura d'uomo, cioè d'angelo. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dell'agnello, in mezzo alla piazza della città. E la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. Da ambo i lati del fiume stava l'albero della vita che da 12 raccolti
e porta il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna, perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. E non ci sarà più notte, ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio, ed essi regneranno nei secoli dei secoli. E non vi sarà più maledizione. Il trono di Dio e dell'Agnello sarà in mezzo a lei e ai suoi servi. Gli serviranno ed essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte. E le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. E le sue porte non saranno mai chiuse di giorno, la notte qui non sarà più. E udii una grande voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro, e sarà loro Dio. Ed egli asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. E la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio ogni cosa nuova. E aggiunse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci. Poi mi disse: è compiuto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliuolo. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. E hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole, né alcuna arsura. Perché l'Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Ecco, io vengo presto, e il mio premio è con me, per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. E lo spirito e la sposa dicono: vieni! E chi ode dica: vieni! E chi ha sete venga! Chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signor Gesù.